In circostanze difficili, Maria e Giuseppe si incamminano per questo villaggio. L'Evangelista Luca, anche se lo dice velocemente, dice qualcosa di drammatico. Che in quelle ore si compiono i giorni del parto. Maria deve mettere al mondo questo figlio, non c'era posto per loro. Le locande sono piene zeppe e lo sono non a sfregio a Gesù, lo sono perché tutti si sono messi in cammino per questo benedetto censimento, per questa costrizione dei poteri forti dell'epoca. Sono piene zeppe, ma non c'è spazio per Gesù. E credo che questa sia un'immagine suggestiva nella nostra vita e nella nostra vita spirituale, perché il Vangelo ci vuole suggerire che Gesù, per venire al mondo, ha bisogno del vuoto, ha bisogno di spazio. E quando noi siamo pieni, significa che non c'è spazio per lui. Io lo so che siamo un po' malati di moralismo e quando pensiamo all'essere pieni, pensiamo semplicemente a essere pieni di orgoglio, pieni di superbia. Non è detto. A volte siamo pieni di propositi. A volte siamo pieni di progetti, a volte siamo pieni di aspettative, siamo pieni in tanti sensi e a noi non piace la sensazione del vuoto. Ad esempio, a noi non piace la mancanza, quando ci manca qualcosa, noi immediatamente dobbiamo riempire quella mancanza. È la grande tentazione dell'idolatria nella Bibbia. L'idolo non è un modo di fare uno sfregio a Dio, è il tentativo molto umano di andare incontro alla vertigine della mancanza. Quando l'uomo sente il vuoto, deve aggrapparsi a qualcosa. Non riesce a stare in quel vuoto, in quella mancanza. Non riesce a sopportare la fame. Ricordate quando Gesù viene tentato nel deserto, dice l'Evangelista che dopo 40 giorni ebbe fame. Noi potremmo tradurlo in questo modo, potremmo dirlo, dopo 40 giorni Gesù sperimenta il vuoto, la mancanza. E che cosa fa il demonio? Immediatamente si presenta quando Gesù sente una mancanza. E che cosa gli propone? Le prime cose che incontri, quelle pietre. Trasformale in pane e riempi quel vuoto. Vi accorgete che questa è la tentazione di ciascuno di noi? Come avvertiamo una mancanza, immediatamente vogliamo riempirla di qualcosa. A volte sentiamo mancanza di amore e cerchiamo di riempirla con qualcosa. Mancanza di stima da parte degli altri o dei superiori e cerchiamo di riempirla con qualcosa. Mancanza di fiducia in noi stessi e cerchiamo di riempire questa mancanza con qualcosa. Non sopportiamo l'idea di avvertire il vuoto, una mancanza. Eppure la nostra fede ci insegna che solo quando incontriamo la nostra mancanza abbiamo un posto dove poter accogliere Gesù. Certe volte, certamente non riguarda voi, dico in generale, la nostra mancanza di fede la riempiamo con l'efficientismo. Cerchiamo di funzionare molto, ma perché non vogliamo toccare la nostra mancanza? E questo è terribile, perché in realtà, anche se stiamo riempendo quel vuoto con qualcosa di apparentemente buono, stiamo tagliando fuori Gesù dalla nostra vita. Qual è il messaggio che ci dà il Natale? Affinché possa accadere il Natale, tu devi fare pace con le tue mancanze. Devi rinunciare a riempirle. Devi rinunciare a voler avere una sicurezza immediata. Devi accettare la precarietà del vuoto. Anzi, vi dirò di più, devi avere il coraggio di dire il nome delle tue mancanze. Perché quando riesci a nominare il nome di quel vuoto che ti porti dentro, o dei diversi vuoti che ti porti dentro, tu ti trovi in un'esperienza spirituale straordinaria. Ti
ti sembra che non hai nulla, che sei il più povero o la più povera di tutti. Ti sembra che ti trovi in una situazione in cui non c'è più speranza per te, che sei indegno, che sei tagliato fuori da un senso o da un progetto di amore. Eppure in quel momento in cui tu accetti quella tua condizione, lì Gesù può venire, può manifestarsi, può essere accolto. Ora io mi domando, tutto quello che stiamo vivendo in questi mesi ci ha fatto sperimentare molte mancanze. Invece di rimpiazzarle con tutte le cose che ci sono venute in mente in questi mesi, quanto sarebbe bello benedire le nostre mancanze. Che cosa accade davanti a questo pieno delle locande? Che Giuseppe deve cercare un posto, e deve cercare un posto dove far nascere Gesù, e l'unico posto vuoto è un ricovero di animali. Quindi immaginate che la grotta di Betlehem non è un luogo ideale, è un luogo impuro, è un luogo indegno, è un luogo improbabile. Eppure quello è il luogo dove viene al mondo Gesù. Allora, se da una parte noi siamo così spaventati da ammettere di essere indegni, di avere cose contraddittorie dentro la nostra vita, da essere impuri, da non avere una fedina penale pulita, il fatto che Gesù nasca in un posto così è speranza per noi. Perché significa che lì dove tutto sembra perduto, quello sembra il luogo ideale dove lui può nascere. Riconciliarci con le nostre mancanze, con i nostri vuoti, come il luogo decisivo dove il Verbo si può far carne, dove la nostra vocazione può manifestarsi, dove Gesù può diventare di nuovo visibile, significa anche smettere di guardare la nostra vita così come ci suggerisce l'accusatore. Il demonio ci fa guardare la nostra vita sempre con disprezzo, con giudizio, con un dito puntato. Il Natale disarma questi giudizi che ci portiamo dentro. Tutti noi sappiamo che la cosa più difficile non è ottenere il perdono di Dio, è ottenere il perdono di noi stessi. A volte noi non abbiamo perdonato noi stessi, non abbiamo perdonato la nostra storia, non abbiamo perdonato quello che è accaduto. L'unica cosa che fa soffrire Dio è la resistenza che noi facciamo alla sua misericordia, al suo amore, alla sua grazia che vuole entrare nelle nostre vite sbagliate. Che cosa significa farci santi con quello che ci sta accadendo? Non semplicemente desiderare qualcos'altro per farci santi, ma farci santi ora, in questo momento, con quello che c'è ora. Non è forse questo il grande insegnamento del Natale? Diventare creativi con le difficoltà. Bandire dalla nostra vita le lamentele, la rassegnazione, il pessimismo. La gente, incontrando noi, incontra fiducia o incontra rassegnati, che sanno farsi il segno della croce però. No. Ecco, io credo che noi dovremmo mostrare al mondo questa creatività, che non è semplicemente la creatività delle iniziative, è la creatività che nasce dalla fiducia. Se il Signore ci sta facendo vivere quello che stiamo vivendo, ciò significa che dobbiamo farci santi con quello che stiamo vivendo, punto. E abbiamo fiducia in Lui più che negli uomini, peggio ancora, in noi stessi. Fiducia in Lui. Dice Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quanta pace dalla fiducia nel Signore, nella sua provvidenza, nel suo esserci. Ecco, vorrei concludere queste poche riflessioni di stamani con voi guardando Maria. In questa donna noi vediamo realizzato tutto quello che abbiamo appena detto. Questa donna non ha paura di stare davanti all'angelo Gabriele con la sua mancanza,
con la sua domanda, con la sua paura. Questa donna non ha nessun timore di dire a casa di Elisabetta che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, il vuoto della sua serva, lo spazio della sua serva. Perché Maria, più di tutti gli altri, ha potuto dare al mondo il Figlio di Dio? Perché non c'è nessuno di più umile di lei. Non c'è nessuno che ha fatto più spazio a Dio di lei. Non c'è niente che fa da impedimento nella vita di questa persona al passaggio di Dio. In questo senso è davvero aiuto dei cristiani. Come una madre aiuta un figlio, la capacità di questa donna di fare spazio a Cristo è ciò che può aiutare ciascuno di noi nella nostra vita e a indicarci una strada. Noi dobbiamo imparare a portare Cristo nel mondo non con la propaganda, ma alla maniera di Maria. Mi piace spesso citare un'immagine molto bella, suggestiva, di Don Tonino Bello, che parlando proprio del viaggio che Maria fa, immediatamente dopo l'Annunciazione, da casa sua ad Encarem, che è il villaggio dove abita la cugina Elisabetta, dice Don Tonino Bello che quello è stato la prima processione del Corpus Domini della storia. Nessuno vedeva Gesù, eppure Gesù era in lei, come un ostensorio nascosto. E da che cosa si è visto che Gesù era veramente in lei? Perché come entra in casa di Elisabetta, c'è un'onda d'urto di gioia. Chissà se noi portiamo gioia nella vita delle persone che incontriamo, anche soltanto quando le salutiamo, quando scriviamo un messaggio, quando ci siamo. Gesù non va mai detto. Gesù va mostrato nella sua presenza. Se Cristo trova spazio dentro di noi, il mondo troverà gioia. Se Cristo non troverà spazio dentro di noi, non avremo argomenti per poter convincere il mondo che Lui è il Salvatore del mondo. Che ognuno di noi possa vivere questi giorni del Natale chiedendo al Signore questa conversione, la conversione di guardare con occhi nuovi le costrizioni della cronaca, la conversione di guardare con benedizione le nostre mancanze, la conversione di vedere trasfigurate le nostre lamentele in una creatività fiduciosa, la conversione di diventare noi il prolungamento del Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Allora sì, che chi avrà incontrato noi avrà incontrato il Natale, perché ha incontrato il Verbo che si è fatto carne.